Oh, cari ragazzi, bentornati sul canale. Video di oggi è con immensa gioia, orgoglio e piacere che do il benvenuto, o per certi versi il bentornato, a una rubrica amatissima sul canale. Super New Heroes Canon. Lo scopo di questo video, però, a differenza dei precedenti New Hero che avevamo creato in passato, non è tanto quello di fornirvi delle build a supporto delle vostre attività online, ma quello di andare a replicare fedelmente e canonicamente dei personaggi della serie di Captain Tsubasa non presenti in Rise of New Champions. Tutto nasce dall'esigenza che voi avete sottolineato più di una volta di avere personaggi originali e che in Rising Stars, il pacchetto DLC introdotto di recente, non ha trovato piena soddisfazione. Pertanto io e il team di moderazione, dei ragazzi bravissimi, preparatissimi su brand di Captain Tsubasa e assolutamente appassionati quanto e più di me di Rise of New Champions, abbiamo pensato di prepararvi una serie di personaggi canonici, fedeli quanto più possibili nell'aspetto fisico e canonici con quanto abbiamo visto e letto nel manga, rispettosi quindi della canonicità dell'opera originale. In senso stretto, i personaggi sono dei new hero che potrete andare a riprodurre a prescindere dalla piattaforma, che sia PlayStation, Switch o PC. Non sono mod, non c'è niente di segreto, sono facilmente replicabili, non sono rotti e sono decisamente alla portata di tutti, a costo zero. Diamo quindi il via alle danze ed ecco a voi tutte le istruzioni per ricreare sulle vostre piattaforme Salvatore Gentile, il primo giocatore dell'Anarchy Team DLC Pack. Partiamo dall'aspetto fisico, perché è vero che le abilità e le statistiche sono decisamente importanti, ma anche l'occhio vuole la sua parte. Ricordatevi che Gentile è un difensore decisamente importante dal punto di vista delle dimensioni, quindi non lesinate nulla dal punto di vista dell'altezza e coordinatevi con le dimensioni della testa. Il volto è il numero 56, i capelli il numero 80. Gli occhi il numero 57, iridi verdino, quart'ultimo da sinistra, ultima fila, sopracciglia numero 81 e naso numero 2. Sugli scarpini fate un po' quello che volete, voce numero 7. Mi raccomando, seguite le istruzioni del video per replicarlo fedelmente. Ed ecco qui il nostro Salvatore Gentile, già in maglia brandizzata italiana, con il suo set di statistiche. Alcune note ed accorgimenti per rispondere alle vostre obiezioni che sicuramente farete in coda a questo video. Lo scopo di New Hero Canon è replicare dei giocatori che possono essere utilizzati all'interno del contesto dei calciatori canonici, quindi non troverete mai in questi video un New Hero Full 99. Il nostro scopo è orientarci e bilanciare il calciatore che andiamo a prendere dalla serie originale con i giocatori già presenti nel roster. I due difensori da cui ci siamo ispirati sono Bunnac, le cui statistiche sono 97 di potenza e 92 di difesa, come due caratteristiche principali, e Owairan, il libero più flessibile presente nel gioco. Owairan non ha delle statistiche altissime, però ha un ottimo bilanciamento e abilità che possono compensare ai numeri che troviamo nella prima schermata. Rispetto a Bunnac, Gentile ha qualche punticino in meno di potenza, 93 contro i 97 del thailandese, ma ha molta più difesa, 96 il libero italiano contro i 92 del capitano della Thailandia. Accorgimenti per il percorso New Hero: ricreare un difensore con queste statistiche non è particolarmente difficile. Potete utilizzare liberamente gli oggetti che vi consentono di acquisire il maggior numero di punti abilità. Non siete obbligati a raggiungere una tripla S in ogni partita. E in più vi consiglio di mantenere e conservare i punti abilità per la fine del percorso, in modo tale da avvicinarvi il più possibile al set di numeri che vedete qui rappresentati. Sfrutto questo gancio per un'altra questione. I New Hero che stiamo qui rappresentando saranno utilizzabili nelle nostre competizioni interne della community, però dovranno essere assolutamente aderenti ai numeri che trovate qui davanti. Vi lasciamo uno scarto massimo di un punto a statistica perché il personaggio venga considerato valido, altrimenti non potrete utilizzarlo nelle competizioni. Le statistiche quindi sono indicative di cosa noi vogliamo fare con il personaggio e come noi lo intendiamo in senso canonico.
Passiamo quindi alle tecniche di Gentile. Vediamo una ad una cosa abbiamo montato sul difensore italiano. Mentre vi descrivo le tecniche e nel prossimo capitolo le abilità, vi lascio delle comode infografiche che riassumono le amicizie che vi servono per ottenere quella determinata tecnica e abilità. C'è il nome della tecnica, il volto del personaggio che ve la insegna tramite il sistema amicizia e il grado di amicizia necessario per ottenere la singola abilità. Se c'è un asterisco, vuol dire che quel grado di amicizia va accompagnato al completamento di una missione affinità. Per le missioni affinità, vi ricordo, vi servono le carte almeno livello 3 o 5 e il completamento di particolari missioni, la cui descrizione la trovate all'interno del percorso New Hero nel menu Missioni affinità. Il tiro che abbiamo pensato per Gentile è il Megaton Shot. Dribbling, anche qui molto basico, il Buster Dribble e il Control Pass, che è il passaggio caricato base che ogni New Hero ha a sua disposizione. La prima tecnica peculiare di Gentile è il contrasto con finta, ottenibile solo nel percorso Furano e portando l'amicizia a C con Matsuyama entro la finale del percorso New Hero e completando la relativa missione che vi verrà affidata. Il contrasto a cui ci siamo ispirati è un po' il tackle ad angolo retto che Gentile studia e applica per disinnescare la finta ad angolo retto di Shingo Aoi. Il contrasto con finta di Matsuyama per movimento e animazione ne ricorda un po' la dinamica. L'altro tackle è l'Hyper Charge, ottenibile da Robson con amicizia A, ed è ispirata al contrasto della Supernova, tecnica che abbiamo visto utilizzare da Gentile su Capitan Tsubasa Dream Team. Stesso discorso per il blocco della Supernova, trovabile e reperibile sempre sul gioco mobile di Capitan Tsubasa e che può essere replicato dal blocco di resistenza di Bunnak, amicizia, grado C con il capitano della Thailandia. Ok, passiamo ora alle abilità dove abbiamo pensato per voi a un set di 8 abilità che potete liberamente personalizzare. La nostra intenzione quando abbiamo creato Gentile era quella di proporre un difensore che nelle giuste condizioni può diventare il miglior difensore canonico del gioco. E in più sfruttare una meccanica poco utilizzata all'interno del mondo dei calciatori canonici, cioè quella di far recuperare stamina ed energia al proprio portiere sfruttando le difese critiche. La sfida è stata quella di proporre questa forte meccanica e allo stesso tempo bilanciarla a dovere. La prima abilità di Gentile è Gran Numero, la skill evento di Gino. Si attiva solo quando siamo in vantaggio, il nostro calciatore riceve un boost importante alla difesa quando l'avversario è in possesso del pallone e ogni contrasto è una difesa critica. In combinazione con la seconda abilità, Difesa Perfetta, insegnata da Gino. Ecco che qui, grazie ad ogni difesa critica, il nostro portiere recupera circa 10 punti spirito. Niente affatto male. Se pensiamo a Gentile come al Libero dell'Italia, non possiamo non immaginarlo in combinazione con Gino Hernandez, il portiere numero 1 d'Europa. La terza abilità è Ritardo Elegante di Genzo. Boosta tutte le statistiche negli ultimi 15 minuti. Nella partita Italia-Giappone, Gino e Gentile, pur essendo infortunati, decidono di giocare gli ultimi 15 minuti, mostrando tutto il loro talento, anche se ancora in cattive condizioni dopo le legnate rifilate da Ino nella partita fra Italia ed Uruguay. Anche in Juventus-Inter, Gentile decide di entrare gli ultimi 15 minuti per fermare le avanzate di Shingo Aoi e ribaltare così la partita. Abbiamo due match in cui Gentile entra negli ultimi 15 minuti per dare il suo contributo. Direi che Ritardo Elegante è perfetta. Primo arrivato di Keizinho, se in vantaggio, boost a tutte le stats. La tattica principale dell'Italia è portarsi in vantaggio e poi trincerarsi dietro al proprio catenaccio. L'abbiamo visto nel percorso New Hero, l'abbiamo visto nel manga, l'abbiamo visto nella partita fra Inter e Juventus dove di nuovo Shingo non riesce più a toccare il pallone dopo che la Juventus si è riportata in vantaggio. In più è l'ennesima abilità che, unita a Gran Numero di Gino, potenzia ulteriormente le nostre statistiche. Gioco rude di Azvan, mettendo a segno una tecnica di contrasto, riduce leggermente tutte le statistiche dell'avversario, nell'intorno dell'8-9-10%, per 8 secondi. La prepotenza di Gentile è la sua forza. Una volta che hai provato sulle gambe i tacchetti del Libero dell'Italia, non puoi che uscirne indebolito. L'abilità più forte è Gioco al limite, ma abbiamo preferito optare per Gioco rude per un maggiore bilanciamento. Sguardo da serpente di Soda. Se si mette Gentile in marcatura, il giocatore marcato avrà un debuff sulla velocità di recupero spirito. Nella partita contro l'Inter si mette proprio in marcatura su Shingo e da quel momento ne annulla la mobilità e il dinamismo. E poi, diciamocelo, su uno sguardo così
ci sta che un bijou. Le ultime due skill sono quelle un po' più a libera scelta, che permettono di personalizzare l'impatto sul campo del vostro gentile a seconda del vostro stile di gioco. La prima non può non essere che legame con Aoi, più 8 a velocità e tecnica. Più che un legame è un senso di rivalità innata fra i due calciatori, fin dal loro primo incontro nel derby d'Italia vinto dalla Juventus. Se volete un gentile più veloce, optate quindi per questa abilità nel set da 6 di skill. In alternativa potete scegliere postura difensiva, insegnata da Gino Hernandez con grado B. Mettendo a segno una difesa critica, il portiere recupera leggermente stamina, quindi 5 punti e non 10. Sostanzialmente è la versione più debole di difesa perfetta, ma potete combinare gli effetti se volete un difensore in grado di far recuperare ben 15 punti al vostro portiere ad ogni difesa critica riuscita. Oh, ma dopo tutto questo parlare di teoria, come si comporta praticamente Gentile sul campo? Possiamo cominciare con il dire che in una situazione di pareggio ad inizio partita le statistiche di Gentile non sono proprio al top. Le uniche skill attive sono sguardo da serpente e gioco rude dopo un contrasto compiuto. Interessante è notare l'effetto di gioco rude, qui vi mostro le statistiche del buon Nitta e come vedete dopo un tackle subito da parte di Gentile per 8 secondi vede un debuff imposto di circa il 10%. Passiamo allora ad analizzare le statistiche di Gentile nelle situazioni in cui comincia a farsi interessante, cioè in vantaggio. Grazie a primo arrivato e a gran numero, le statistiche di Gentile cambiano, è a livello degli altri top difensori del gioco. In più, ogni sua difesa sarà critica, permettendo quindi a Gino o all'estremo difensore di turno di recuperare energia e stamina. Abbiamo altre due situazioni da analizzare. Dopo il 45esimo, quindi grazie all'attivazione di ritardo elegante solo in pareggio, come vedete le statistiche diventano più interessanti, anche se non siamo al top di quello che può raggiungere Gentile, ma mancano ancora gran numero di difesa perfetta. L'apoteosi di Gentile si raggiunge in vantaggio negli ultimi 15 minuti. Questa è la situazione modello perfetta che abbiamo pensato per voi. Con le statistiche che diventano veramente importanti, un difensore in grado di stoppare sostanzialmente tutti i giocatori canonici nelle condizioni perfette che abbiamo ideato per questo giocatore. Nel caso voleste aggiungere ulteriore velocità e tecnica, ricordatevi che potete inserire nel set di abilità anche il legame con Shingo e questo permette di aumentare sensibilmente la mobilità del nostro difensore italiano. Prima di salutarvi, ultima infografica che vi ricorda le amicizie fondamentali per costruire Gentile. Lo potete realizzare unicamente nel percorso Furano, dato che vi serve il tackle di Matsuyama che si ottiene solo grazie all'amicizia con il capitano della squadra all'interno del percorso delle scuole medie. Ricordatevi poi di Kisugi, Soda e Shingo, oltre al già citato Matsuyama, mentre per quanto riguarda le nazionali i fondamentali sono Gino, Genzo, Robson, Keizinho ed Azvan, con in alternativa Bunnak e Galvan. Avendo voi costruito un difensore, vi ricordo che in automatico il sistema vi propone difensori e portieri tra gli amici dei gruppi prepartita. Però non si sa mai, diciamo che per costruire questo giocatore abbiamo pensato per voi a delle amicizie facili da raggiungere. Oh ragazzi, questo è tutto quello che dovete sapere per ricreare il primo personaggio DLC dell'Anarchin Team, Salvatore Gentile. Il nostro obiettivo è quello di proporvi un personaggio a settimana. Abbiamo già completato il secondo e stiamo lavorando attivamente per finalizzare il terzo. Mercoledì, indicativamente verso l'ora di pranzo, uscirà il trailer del secondo personaggio, che verrà rilasciato quindi tra venerdì e domenica prossima. Se riesco a tenere il passo con la tabella di marcia, l'ideale sarebbe riuscire tra un mesetto a proporvi dei match con team full DLC, interamente realizzati da noi, insieme a quelli proposti e venduti da Tamsoft. E non è tutto, perché preparatevi perché le prossime competizioni prevederanno la possibilità di utilizzare questi new hero che verranno proposti qui sul canale YouTube. Per il momento è tutto ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, spazio commenti come sempre a vostra disposizione per domande, dubbi e perplessità e noi ci vediamo al prossimo video! Viva Tsubasa! Ma anche i DLC della community, il primo è uscito, ne mancano 8 per il primo pacchetto, quale sarà il secondo? Prova a indovinarlo nei commenti.